Benvenuti amici alla rubrica La domanda fondamentale. In questa rubrica ci occuperemo di un sacco di cose interessanti, visiteremo luoghi, anzi ne approfitto già per dirvi, se avete qualche argomento interessante, luogo che volete o evento che volete che noi visitiamo, semplicemente ci contattate tramite il nostro canale YouTube, dove vi ricordo di iscrivervi, o attraverso la nostra pagina Facebook. Siamo a disposizione, anche se volete, soprattutto siete ragazze carine e volete partecipare a questi video, fatecelo sapere. La domanda fondamentale di oggi è: perché andare a Novigro? Molti di voi non sono qui in Lombardia, potrebbero non sapere cosa sia Novigro. Novigro è un ridente comune della provincia milanese situato vicino all'aeroporto di Linate. È famoso nel nostro ambiente di modellisti, in particolare per, appunto, essendo un polo fieristico, per gli eventi e le fiere che propone. In particolare, recentemente, noi di Guida Galattica per Modellisti siamo stati alla Fiera di Novigro, alla borsa scambio appunto di modellismo e war games. Anche giocattoli, ma quelli ci interessavano meno, quindi ci siamo concentrati su questo. Cominciamo con una guida pratica. Come si raggiunge Novigro? Prima cosa, vorrete andare a Novigro. Come si raggiunge Novigro? Non esistono mezzi per raggiungere Novigro. O meglio, la leggenda narra che ci siano degli autobus, ma perfino il nostro Nicolas Lastropa de Sacco una volta venne a Novigro provando a utilizzare i mezzi. Credo che partì dal Canavese alle 4 di mattina e arrivò alla fiera in chiusura verso le 8 di sera. Comunque potete farvelo raccontare da lui nel caso. Perché ci dovrebbero essere degli autobus, ma assolutamente sono sconsigliati. A Milano in generale girare in autobus non è una bella cosa. Non ci sono metropolitane, pur essendo Milano, non ci sono treni, quindi non stiamo facendo la Fiera di Milano o la Fiera di Milano City. Parco Esposizione di Novigro purtroppo è in mezzo al nulla. Qui mi domanderete, è difficile raggiungere l'auto? No, una volta usciti, praticamente seguendo le indicazioni per l'aeroporto di Linate, si passa davanti all'aeroporto e ci sono già le indicazioni per arrivare tranquillamente al Parco Esposizione di Novigro. Seconda domanda. Esiste parcheggio al Parco Esposizione di Novigro? Sì, a pagamento, però a differenza delle altre fiere di Milano dove per 4 ore di permanenza paghi circa 18-20 euro, Parco Esposizione per tutta la giornata ha una tariffa forfettaria di 2,50 euro, quindi anche abbastanza fattibile. Non fosse che se tendete ad arrivare un pochino tardi rispetto all'apertura della fiera, parcheggerete in mezzo ai campi, perché tutta la parte poi non è asfaltata e in caso di pioggia o cattivo tempo dovrete guardare dei pantani per raggiungere a vostro favore l'ingresso. Vale la pena di recarsi a Novigro? Questa è una domanda interessante. Noi ci siamo stati e cosa vi possiamo dire? Innanzitutto, come raggiungerlo più o meno l'abbiamo visto. Seconda cosa, per entrare alla fiera, essendo comunque la fiera in particolare cui siamo stati, quindi quella per il modellismo, War Games, eccetera, eccetera, la borsa scambio, è una fiera con ingresso a pagamento. Il biglietto dovrebbe essere 8 euro a persona, salvo eventuali ridotti. Il problema è che il biglietto 8 euro si può fare solo la mattina all'ingresso, quindi arrivando molto presto, facendo una lunga coda e se fa freddo o piove, vi beccate l'acqua e il freddo. Altrimenti avete altre due possibilità: le prevendite, cioè la prevendita direttamente dal sito dell'ente fiera, che non funziona, non so perché, tramite cellulare, quindi soltanto da computer, dove potete comprare a un prezzo maggiorato di 50 centesimi a biglietto, proprio per prevendita, ogni biglietto. Attenzione, questo è, diciamo, quello più conveniente, perché vi permette di saltare la fila all'ingresso, quindi anche arrivando prima, potete entrare prima degli altri, quindi accaparrarvi anche i pezzi migliori che ci sono a disposizione, saltare la fila, non stare sotto l'acqua, eccetera eccetera. Ed è anche il più economico. L'unica cosa, dovete farlo molto tempo prima, perché hanno un sistema, non chiedetemi perché, molto particolare. Cioè, come funziona? Attraverso un sistema di bancasella voi effettuate il pagamento online tramite PayPal, carta di credito, eccetera eccetera. Dopodiché
dovrete aspettare dei giorni perché da Banca Sella vi mandino la mail con i biglietti per l'ingresso alla fiera, che dovrete stampare sul cartaceo, perché non verranno accettati direttamente, come succede in tutti gli altri eventi, direttamente sul cellulare. Quindi dovete stamparlo, e stamparlo pure bene, perché se non riescono a leggere il codice barre potrebbero anche lasciarvi di fuori. Questa operazione va fatta almeno 4 giorni prima della giornata in cui volete poi recarvi, perché avete comprato il biglietto per andare in fiera. Il terza possibilità è attraverso TicketOne, che è piuttosto conosciuto, vi permette di comprarlo praticamente il biglietto anche il giorno stesso, vi garantisce comunque di saltare la coda, come abbiamo visto, qui avere un canale prioritario per l'ingresso. Peccato che qui il costo della prevendita lieviti non di poco, perché ci sono oneri di 3,50 euro a biglietto circa, una roba del genere, quindi diventa molto più oneroso, soprattutto se siete in più di uno. Questo però potete farvi recapitare i biglietti a casa, non potete stamparli in questo caso. Avete due possibilità con TicketOne: uno, appunto, dicevo, farvi recapitare il biglietto a casa se ce ne avete il tempo, o seconda possibilità, quella che abbiamo poi scelto noi nell'ultimo caso, ci siamo mossi un po' tardi con l'acquisto dei biglietti, direttamente facendoci consegnare in fiera. Quindi noi siamo arrivati con i biglietti a nostro nome, li abbiamo trovati lì, mi è stato alla fine, siamo entrati. Questo è come raggiungere e come entrare in fiera. Domanda fondamentale abbiamo fatta prima: vale la pena di entrare in fiera Novegro? Borsa scambio. Quest'anno, allora, innanzitutto dovete tenere presente una cosa importante. Alla borsa scambio di Novegro non troverete soltanto venditori, quindi negozianti che lo fanno di mestiere, ma il punto è uno dei punti di forza, ma anche di debolezza di questa fiera, che è aperta ai privati. Cioè voi come privati, se volete, potete prendere dei tavoli, ovviamente pagando il corrispettivo all'ente fiera, e vendere i vostri modelli. Qualcuno mai avesse mai fare questa cosa. Avete dei giocattoli, modelli, kit, tutto quello che pensate possa essere. Ci sono delle liste di cose, sempre sul sito dell'ente fiera trovate tutto quanto, visto che è un evento che si ripete per circa 3 volte all'anno. E vendere la vostra roba, quindi entrate in fiera, tanto in questo caso avete l'ingresso. Per noi oggi analizzeremo questa cosa dal punto di vista del cliente, dell'acquirente, da chi visita la fiera. Magari un'altra volta, se vi fa piacere, fatecelo sempre sapere attraverso il nostro canale YouTube, potremo invece trattare della fiera, quindi in questo caso la borsa scambio, dal lato invece di chi va per vendere. Noi, come Guida Galattica per Modellisti, sono diversi anni che visitiamo la fiera e ogni volta ci scontriamo con cose molto positive e cose molto negative. Nel senso, nella nostra ottica di acquirenti andiamo per accaparrarci dei pezzi succulenti, delle cose che potrebbero mancare alla vostra collezione. Per dire. E quindi due approcci: o per trovare l'affare, quindi il pezzo molto conveniente, quindi il buono, grosso sconto, o per trovare la rarità, quindi quello che solitamente non possiamo trovare in negozio, comunque magari sull'internet, eccetera eccetera. C'è un problema, almeno noi lo viviamo come un problema: spesso gli espositori professionisti all'interno della fiera fanno sconti, quindi sconto fiera cosiddetto, per noi irrisori, nel senso che tutti noi ormai sappiamo che ci sono diversi negozi indipendenti che scelgono di fare un certo tipo di sconto. Ecco, in fiera spesso troviamo sconti inferiori, o anche tramite i mercatini di internet, di Facebook, eccetera eccetera, spesso troviamo un certo tipo di scontistica riguardo i pezzi, parlando sempre ovviamente, in questo caso mi riferisco al nuovo, di quello che troviamo disponibile anche dal sito Games Workshop, piuttosto che da altri siti che vendono Wargames, eccetera eccetera. Io pago un biglietto, il concetto è un po' questo: io pago un biglietto, quindi pago dei soldi, ci metto la benzina, il tempo, il parcheggio, arrivo in fiera e lo pago di più che in negozio. Perde un po' di senso questa cosa dal mio punto di vista di acquirente. Passi magari il privato che vende e ti fa riferimento a, che ne so, ai prezzi di eBay, la piaga dei prezzi di eBay. Anch'io potrei mettere, che ne so, questo modello qui in vendita su eBay per 1000 euro. Questo non significa che valga 1000 euro. Ok. In questo caso, quindi, quando hai a che fare con un venditore che ti spara prezzi esosi facendo riferimento ai prezzi di eBay, anche lì diventa un po' difficile portarla a casa per noi. Peggio ancora quando questo discorso te lo fa un negoziante ufficiale, cioè una persona che
ci campa e questa cosa mi dice no, ma su eBay costa tot. O quest'anno una delle cose, personalmente una delle cose più brutte che ho vissuto è stato un negoziante professionista, non farò nomi in questo caso, parlando di materiale Games Workshop del Signore degli Anelli, che aveva messo i manuali in italiano per giocare oggettivamente fuori prezzo di mercato, quindi molto 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 alto quel prezzo. E in questo caso guarda, non c'è uno sconto fiera, una cosa, no assolutamente, questi sono introvabili e se vuoi giocare in italiano li trovi soltanto qui da me in questo momento, quindi li paghi di più. Sei il numero uno, voglio dirtelo, sei il numero uno. Cioè io per giocare a un gioco che tu oltretutto dovresti spingere dal tuo negozio, mi fai il ricatto, mi chiedi il pizzo, mi chiedi di pagare di più del prezzo di mercato di un manuale, e se vuoi giocare devo pagare il pizzo a te. Sei il numero uno. Questo sembra il mio punto di vista per le persone. In realtà è molto bello andare in fiera ogni anno, nonostante ci si scontri spesso, e anche quest'anno abbiamo raccolto molte lamentele riguardo i prezzi un po' fuori di testa o gli sconti effettivamente irrisori. Se vado in fiera, soprattutto a una mostra a scambio, mi aspetto o il prezzo o la rarità. Per la rarità sono disposto a pagare, per il prezzo nuovo, nel senso, non andrò sicuramente a spendere più che in negozio, soprattutto dove ho speso un biglietto di ingresso di più di 8 euro calcolando anche le prevendite. Questo detto, amo molto questo genere di eventi perché comunque ci permette, e questo secondo me è un po' la base comunque della passione che ci spinge verso questo hobby, al di là della caccia al tesoro che si fa effettivamente, ci permette sempre di incontrare comunque degli appassionati, sia chi ci lavora sia chi come noi va lì per perdere del tempo, insomma. La borsa scambio ha una nutrita ala dedicata al World Games, quindi c'è la possibilità di provare dei giochi sui tavoli in fiera, si incontrano persone, ci sono anche proprio tante persone in gamba e poi magari anche persone che abbiamo conosciuto sull'internet, per così dire, abbiamo la possibilità di conoscere di persona in quel posto, quindi a conti fatti ne vale la pena. Un trick ve lo voglio dare però riguardo come muoversi all'interno della fiera. Innanzitutto, cibo e bevande. All'interno della fiera i prezzi sono improponibili e in generale la qualità dei cibi proposti è abbastanza scarsa. Consiglio di allestire lo zainetto da fiera, quindi un bello zaino capiente per mettere i vostri acquisti al sicuro, quindi non dover girare quei sacchettini in mano dove i modelli urtando comunque le persone, cioè è abbastanza, a un certo punto, a un certo orario comunque c'è un bel movimento, saranno sulle vostre spalle belli chiusi al sicuro, lucchettati. Una cosa che non ho capito ancora è perché, tolti ovviamente i privati per ovvi motivi, perché ancora a novembre, alla borsa scambio, i professionisti si ostinino a venire senza il POS. Questo non l'ho ancora capito, anche perché sempre a novembre, agli eventi comunque dedicati, che ne so, al fumetto piuttosto che, solitamente invece gli espositori hanno quasi tutti direttamente il POS per poter effettuare pagamenti con le carte. Riguardo al POS, esiste una leggenda che narra che esista uno sportello bancomat all'interno della fiera. E già qui vi trae in inganno, perché non è all'interno della fiera. Esiste lo sportello bancomat, ma si trova all'esterno della fiera. Cercherò di darvi qualche ragguaglio, anche se è molto difficile da trovare. Ingresso principale, entrate. Immaginate di non guardare tutti i bellissimi banchetti colmi di roba straordinaria che ci sono all'interno della fiera. Andate dritti virtualmente. Ci saranno i banchi informazioni con le signorine solitamente che danno opuscoli, comunque c'erano informazioni riguardo la fiera. C'è un'uscita che dà su un cortile esterno, vedrete macchine parcheggiate solitamente in questo caso degli espositori, comunque degli addetti ai lavori. Sull'ala destra della fiera, all'angolo in fondo, nascosto solitamente dai furgoni, all'aperto, quindi se piove vi beccate l'acqua, se c'è vento vi beccate il freddo, eccetera eccetera, trovate il famoso bancomat nascosto dove è possibile prelevare. È altezza gnomo, ve lo dico, io sono piuttosto alto, quindi tutte le volte devo farlo in genuflesso, in ginocchio, pregando che mi sganci comunque dei soldi. Cosa si trova, o meglio, cosa abbiamo trovato quest'anno alla fiera di novembre? Quest'anno alla fiera di Novegro c'era un'ampia, quindi anche voi che siete appassionati di tutto e di più, non solo di Wargames, si trova un'ampia parte dedicata al fermo dell'Irbo, quindi trenini a go-go.
militari in generale, kit per quanto riguarda carro armati piuttosto che comunque modellismo statico, militare, eccetera, eccetera, modellini di auto, o un sacco anche di oggetti legati comunque alla nostra infanzia, quindi giocattoli tipo Masters, He-Man, piuttosto che, e delle chicche anche molto interessanti a riguardo. In particolare ricordo con affetto il banchetto di ragazzi che aveva un sacco di giochi fantastici per quanto riguarda i giochi da tavolo anche della Games Workshop, con Warhammer Quest, la prima edizione, Space Hulk, prima edizione anche quella, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le chicche si possono trovare, poi non sempre sono a prezzi accessibili per i motivi di cui abbiamo già parlato, ma comunque ribadisco, un giro e un occhio, buttatecelo che non si sa. In generale, comunque, approvo la fiera. Andate, vedete se vi piace. Ovviamente dovrete girare molto per trovare gli affari, dovrete trattare molto con le persone se volete strappare il prezzo e soprattutto dovete avere un po' l'occhio di lince per trovare la rarità che state cercando. Ci sono comunque ottime persone, nonostante poi ovviamente ci siano venditori improvvisati sia dal lato professionisti che dal lato privati, però ci torneremo. Detto questo, vi saluto, alla prossima puntata. Se volete segnalarci qualche evento, qualche negozio, qualsiasi cosa che volete che noi visitiamo o di cui volete che parliamo, come in questo caso per avere delle nozioni cosa fare e come fare, siamo a disposizione. Ricordate, ci trovate su YouTube, mettete il mi piace direttamente ai nostri video e al nostro canale in modo da non perdervi neanche un video mano a mano che verranno pubblicati, o ci trovate di recente anche su Facebook. Ciao!